In questi ultimi giorni, in particolare a Pescara, si sono registrati numerosi episodi di criminalità con rapine, furti e tentati furti. Immediata la risposta delle forze di polizia. Obiettivamente abbiamo avuto una recrudescenza di reati cosiddetti di criminalità diffusa che hanno creato un po' di allarme sociale nell'ambito della cittadinanza, giustamente. Ma devo dire che obiettivamente la risposta nostra della polizia, delle forze di polizia a competenza generale sono state immediate, tant'è che nell'arco di qualche giorno siamo riusciti a risolvere gli ultimi accadimenti criminali, ma il dato più confortante è che dal 1 gennaio ad oggi noi abbiamo 41 arresti per reati di criminalità diffusa. Negli ultimi tre giorni a Pescara si sono susseguiti una rapina in un ristorante orientale nella zona sud della città, alcuni furti con vetrine spaccate nel centro cittadino. Spesso, ha aggiunto ancora il questore Misiti, sono giovanissimi gli autori di fatti criminali, come quello accaduto la scorsa notte, risolto grazie alla professionalità degli agenti di polizia. Pescara è una città estremamente articolata, la polizia interviene sul territorio, però lei ha ribadito la necessità di aumentare questo controllo con l'installazione di nuove telecamere. È da due anni che noi, anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, stiamo cercando di avere quegli strumenti necessari per consentirci di agevolarci in quella che è l'attività di prevenzione e di repressione. Oggi come oggi i sistemi di videosorveglianza devo dire che sono fondamentali per questi aspetti connessi alla sicurezza, perché danno una risposta, non dico immediata, ma quasi a quelle che sono eventuali situazioni di illegalità. Ho pregato, strapregato il Comune di provvedere a sistemare, sembra di capire che ormai gli stanziamenti ci sono e quindi che a giro di qualche mese avremo un'installazione delle telecamere.